Negli episodi precedenti, sono ricercato dalla legge. Sceriffo, Wake è in fuga, lo sto inseguendo. Un momento, mi sta dicendo che lo scrittore ha messo fuori gioco i miei agenti? Un thriller che io avrei scritto si sta avverando. Il genere della storia sta cambiando. Sta diventando un testo dell'orrore. Mi dissero che Ellie sarà stata rapita, ma era una menzogna. Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo dove si trovi. Il suo presunto rapitore era stato divorato dalla presenza oscura prima che attaccasse me. Ho dovuto darle un sedativo. Stia calmo. Io... Ha attraversato un altro brutto periodo. Cosa? In questo momento è molto importante che mantenga la calma. Dobbiamo evitare un altro attacco. Lei è un paziente della mia clinica e lo è da tempo. Lo shock per la morte di sua moglie le ha causato disturbi mentali. No, sta mentendo. Lei presenta vari sintomi di schizofrenia indifferenziata. Bastardo. Tranquillo, Adam. Lo ucciderò. Va tutto bene. Intontito. Qualunque cosa mi avesse dato Hartman mi aveva stordito. Avevo la sensazione che tutto stesse succedendo a qualcun altro, a un personaggio della TV. Non riuscivo a pensare, a concentrarmi. Bene, signori, eccoci qui col nuovo episodio di Alan Wake. Direi che non sto qui a farvi l'epilogo. C'erano solo fogli in bianco, niente pagine del manoscritto. Ecco, appunto. Dicevo, non sto qui a farvi il riepilogo del gioco, perché tanto ci ha già pensato il buon Wake a farlo. E quindi, senza perderci troppo Buonasera. In chiacchiere, si salve. Sente meglio adesso? Ti è calmato? Sì, vedo che si è portato dietro il suo gorilla, quindi sì, sono calmo. Messaggio recepito, forte e chiaro. Benissimo, è questo lo spirito giusto. Lei è molto coraggioso, Alan. Capisco che sia confuso. Sarei più preoccupato se non sospettasse di me. Non gliene faccio una colpa. Gentilissimo. Perché non viene con me? Conoscerà meglio la mia clinica e analizzeremo insieme ciò che potrebbe aver dimenticato. Una passeggiata e un po' d'aria fresca, ok? Le faranno bene. Segui il dottor Hartman. Quindi, come era previsto dai suoi manoscritti, siamo dentro la clinica. Allora, andiamo a vedere dove andiamo a parare. Posso entrare qui? Sì. Guardate che questa chicca del gioco per Xbox 360, la versione Night Springs. Bello, con la console pure. Sono ricordi. Tra l'altro la 360 io l'ho posseduta. Ma ero ragazzino all'epoca. Altri tempi. Questo corridoio è per i pazienti. Al momento mancano quasi tutti. Jack li ha portati a pescare. Tutti tranne quelli più fragili, naturalmente. Qui, nella residenza Cauldron Lake, incoraggiamo la creatività come strumento di recupero. Sono un esperto nel curare gli artisti. Ne sono sicuro. Splendido, Alan. Credo che riusciremo a riportare tutto sotto controllo, se collaboreremo. Guarda lo stronzo che chiude a chiave le porte. Arrivo subito, dottor Hartman. Do un'occhiata comunque nelle varie stanze. Magari troviamo qualche pagina. Scusi, buon uomo, mi può aprire la porta? No, eh? Vabbè, grazie lo stesso. Dunque, Alan, dalla mia esperienza passata con lei, dopo un attacco so che devo arrivare subito al nocciolo della questione. Quindi glielo dirò senza mezzi termini. Alice è morta. Ah, no! Finché non lo accetterà, si troverà in uno stato di estrema vulnerabilità. E com'è morta? È affogata. E lei non se ne fa una ragione. Soffre di allucinazioni, deliri paranoici, pensieri distorti ed è ossessionato dalla luce e dal buio. Si sente come se tutto orbitasse attorno a lei, ai suoi pensieri, ai suoi sogni.
La sua mente ha costruito un complesso scenario fantastico nel quale i suoi scritti influiscono sulla realtà. Alice è stata rapita e le forze soprannaturali delle tenebre le impediscono di salvarla. Da questa parte, Alan. Non ero pronto per un'altra iniezione, quindi recitai la parte. Stava mentendo, ma sotto l'effetto della sostanza che mi aveva dato, dovevo sforzarmi di non credergli. Ragazzi, qua due sole cose. O veramente noi stiamo impazzendo, oppure veramente c'è qualcosa di soprannaturale. È tutto nella sua mente. Si è inventato tutto. A parte il tragico incidente di sua moglie, non è morto nessuno. I suoi deliri sono soltanto manifestazioni del suo subconscio, che cerca di proteggerla da una verità troppo dolorosa. Se non la combattiamo, la sua fantasia tornerà. So che ha l'istinto di opporre resistenza, ma ci pensi. Quello che le dico non ha molto più senso dell'assurdo complotto soprannaturale che ha ideato la sua mente? Lei è uno scettico per natura, lo sappiamo. Tutto si può spiegare con la logica. Però c'è da dire che il nostro amico Barry le ha viste le cose. Cioè, non penso che ci siamo anche noi immaginati la scena di Barry là con gli uccelli chiuso nella casetta in montagna. O no? Tra l'altro, dov'è Barry in questo momento? Dottor Hartman, un attimo, vado a vedere sopra se posso dare un'occhiata. No, aspetta, ma c'è qualcuno dentro. C'è un tizio che si nasconde dietro al divano. Però molto belli i paesaggi, molto molto belli. Ah, questa vista non mi stanca mai. È suggestiva, vero? Cauldron Lake si stendeva sotto di noi. Potevo vedere Mirror Peak sull'altra sponda del lago. Mi sembrava di riconoscere il punto in cui si trovava Diver's Isle quando eravamo arrivati. Ora c'erano solo onde. Sembra che stia arrivando un temporale. Strano. Non mi pare di averlo letto nel bollettino meteorologico. Beh, non importa. Di qui... Il meteo cambia sempre, dottore. Alan, le sto dando una buona notizia. Ora abbiamo tutto sotto controllo. Ogni volta che ha una ricaduta diventa sempre più difficile risalire dagli abissi dell'immaginazione. La cosa non mi sorprende, considerando la sua professione. Immaginare il suo mestiere. Dopo tutti i suoi incubi, questo dovrebbe essere un enorme sollievo. E se non lo è, perché? Perché io sto mentendo? O perché lei non vuole ammettere di non stare bene? È naturale che mi consideri suo nemico. Fa parte della patologia. Lo lasciai parlare. Dopotutto, Hartman io sono amava di certo di la propria voce. Le sue parole echeggiavano nella mia mente. Ma da solo, per restare lucido, affondai le unghie nei palmi delle deve mani. Deve collaborare. Una volta che l'avrà accettato, comincerà il suo viaggio verso la guarigione. Mi segua. Entriamo. Sì, però, giovane, non serve che fai le braccia incrociate, che fai il bullo, eh. Stai calmo. Questo è l'accesso all'ala degli uffici. È riservato al personale. Rimase colpito dai miei trofei quando venne qui la prima volta. Adoro la caccia. La bellezza dei paesaggi, l'uomo contro la natura, è meraviglioso. Sì, davvero meraviglioso. Poveri animali. Ma vedi, qua è da dove siamo passati. Emerson. Sono il peggiore degli incubi, amico. Dovresti avere paura di me. Non è bello incontrarmi di notte. Poco ma sicuro. Per favore, Emerson. Il signor Wake è già abbastanza confuso. Sì, ti piacerebbe che me ne andassi, così non avresti più paura. Ma non puoi decidere che incubi fare e quando! Emerson! Ok, ok. Scusi. Quello era Emerson.
Stiamo facendo dei progressi con lui, fortunatamente. Lavora sui videogiochi. Comitata! È tutta spazzatura, ovviamente, ma richiedono un seppur minimo sforzo creativo. Cosa che lo rende ricettivo ai miei metodi terapeutici. Sul serio? Cioè, tu questi li chiami progressi, dottore? Non mi sembra proprio che abbia fatto progressi sto tizio. Arrivo, dottore, arrivo. Comunque, avrà notato la macchina da scrivere nella sua stanza. La scrittura è parte della terapia. Ma appena se la sente, dovrebbe continuare. Certo che per essere un manicomio sembra abbastanza tranquillo. Aspetta, leggi che è qua. Benvenuti alla residenza Cauldron Lake. I nostri specialisti sono qui per aiutarvi. Tuttavia, è necessario osservare alcune regole. Chiedete a parenti e amici di programmare le visite in anticipo, in modo da non interferire con la vostra terapia o con i momenti di creatività. Rispettate la privacy e gli spazi degli altri ospiti, specialmente quando sono impegnati a creare. Siate pazienti. Ma perché sento il rumore di una pallina, come se, di un cane che gioca con la pallina? Vabbè. Normalmente i nostri ospiti hanno problemi di creatività a lungo termine, che non si possono risolvere in un giorno. Concedetevi tutto il tempo che vi serve, ricordatevi che vi state sottoponendo volontariamente a un trattamento pensato su misura per voi. Allora, che ci stiamo sottoponendo volontariamente mi sembra un po' strano, visto che noi qua dentro non ci volevamo stare. Comunque, l'engagement therapy e il suo metodo complementare The Flow sono più efficaci se vi dedicate attivamente al loro sviluppo. Per qualsiasi problema non esitate a chiedere. Ah, ecco chi è il martello. I reumatismi mi stanno uccidendo. Sta arrivando un temporale. E che temporale? Ma questi due sono quelli che stavano dentro la locanda. E questi due sono i fratelli Anderson, Odin e Thor. Quelli che ci hanno chiesto di mettere la radio, il jukebox. Come dire, un gruppo heavy metal negli anni 70 e 80. Li chiamavano All Gods of Asgard. Si erano addirittura cambiati il nome per completare la loro immagine di divinità vichinghe. Dopo la rottura della band si sono trasferiti in una fattoria qui vicino. Si trovano in uno stadio avanzato di demenza. Ci prendiamo molta cura di loro, con molto affetto e attenzioni. Ormai non c'è nient'altro da fare. Temo che la vita da rockstar li abbia segnati in modo indelebile. Io però li ho visti alla locanda, questi due. Oh, così non va. Scusi se interrompo in fretta questa visita, Alan. La corrente fa un po' le bizze. È meglio che vada a controllare. Continueremo fra poco. Nel frattempo, non appena se la sente, ritorni nella sua stanza e cerchi di scrivere. Lo dico per il suo bene. Non è d'accordo? Vorrei sfondargli la testa con un martello. Oh, gli piacerebbe tanto conoscere i nostri segreti, ma non sa niente. Non è abbastanza pazzo. Non pazzo come noi, amico. Sì! La pazzia è indispensabile, amico. Chi altri potrebbe comprendere il mondo quando è così? Ci vuole un folle per comprendere la follia. È la cosa più logica che abbia mai sentito. Zane, non sei a posto, Tom? Sì, ci piace, vero fratello? Deve venire alla fattoria. La fattoria degli Anderson! Va là là! Abbiamo scritto tutto prima di dimenticarci. Un corso intensivo. Tutto quello che serve per schiarirti le idee. Devi trovare il messaggio. Vieni, figliuolo, questo è per te. Mi ha causato un'allergia, ma l'ho tenuto al sicuro da quei bastardi. Una pagina. Le idee cominciavano a schiarirsi. O secondo Hartman, stavo sprofondando di nuovo nella fantasia. Ero convinto mi stesse mentendo. Su tutto. Pazzi o no, gli Anderson sembravano più attendibili. Tom, hai qualcosa da bere? Sì, beh, sì, in un mondo no. Di pazzi, mi spiace, alla fine, una riserva speciale è sempre meglio fidarsi dei pazzi. Produzione familiare, almeno in questo momento. I credenti locali, è una medicina. Ti schiarisce le idee. Ti fa ricordare tutto, proprio come raggi di luna nella mente. Oh, non avevo notato. Hai delle allora, toppe sui gomiti. Torno alla tua stanza. Questo non è molto rock and roll. Anche Tom si è perso.
Quest nel frattempo ha rivoltato i divani. È lui il capo. Forse mi servirà una mano, Birch. I temporali fanno innervosire chi sei tu. Lo sai come diventano. Ok, il dottore mi ha chiesto di sorvegliare Wake, ma fammi un fischio se fanno casino. D'accordo, giovane, che io sono qua e ti sento. Wake, perché non fa felice il dottor Hartman e prova a scrivere qualcosa? La macchina è nella sua stanza. Per quelle scale arriverà alla sua stanza, Wake. E se io invece vado di qua? Le porte erano chiuse. Hartman ovviamente. E gli infermieri avevano le chiavi, ma non avevo modo di impossessarmene. E allora andiamo nella nostra stanza, visto che è tutto chiuso. Qualcosa non va. Mi sento strano. Non riesco a pensare. Qualcosa mi annebbia la mente. Riesco solo a scrivere. Tutto il resto è confuso. Sono intrappolato nel cottage, ormai da giorni. Ma fuori è sempre buio. La mia editrice è reale. L'ho rivista. Non è umana. È una cosa. È una presenza oscura con le sembianze di una vecchia. È coperta di ombre che la avvinghiano. Nel petto ha un foro al posto del cuore. Credo di aver commesso un grave errore. Non credo di star salvando Alice. La creatura mi ha mentito. Mi ha usato per scrivere ciò che vuole. E ogni cosa si avvererà. Aspetta, che vuol dire la creatura mi ha usato per scrivere ciò che vuole? Cioè, ci ha impossessato. Un codice QR. No, ragazzi, aspettate. Devo verificare che cosa succede se lo inquadro col telefono. Aspettate. Alawake.com. Non so, fatelo anche voi magari in questo momento. Hartman voleva che scrivessi. Dai, sapevo che figata. Ma decisi di fingere per il momento. Ragazzi, non avevo scelta. Aprite il codice QR se volete. Faceva la guardia. Comunque, dopo questo bellissimo easter egg, torniamo alla nostra stanza. Caffettino. Hartman aveva accennato a problemi con l'elettricità. Forse questo spiegava il generatore e la lampada sul balcone. Il generatore non era stato avviato e mancava la chiave. Il bagliore del foglio bianco di fronte a me era accecante. Le mie mani iniziarono a tremare senza controllo. Ehi, Wake, lei resti qui. Vado a vedere che succede. Continui a fare quello che stava facendo. Faccia il bravo, ok? Ignoravo la ragione di tutto quel caos, ma poteva essere la mia unica opportunità di fuga. Indaga sul frastuono. Hai paura dei due fratelli pazzi? E questi i due motociclisti a fare casino. Aspetta, raccogli pagine, dove sta? Eccola. Non me la fa leggere questa? Ok. Barry alla residenza. Hartman continuava a parlare, mostrando il posto a Barry con visibile orgoglio. Ciorinò racconti interminabili sui suoi trofei di caccia. E certo, Barry era colpito, ma era lì per affari. Alzò la voce e troncò il monologo. Ehi, Hartman, dov'è Al? Hartman si fermò a metà frase, infastidito dall'interruzione. Fece un cenno al grosso inserviente lì vicino. L'uomo sorrise e posò una mano esperta sulla spalla di Barry. Ok, quindi Barry ci verrà a prendere. O almeno dal manoscritto sembra così. Sinclair era messa male. Altro che pacca affettuosa, quel vecchio pazzo l'aveva massacrata. Se era dalla parte di Hartman, se l'era meritato. Le chiavi. Devo prendere la chiave dell'ala degli uffici da Sinclair. Dovevo raggiungere l'ufficio di Hartman. Aveva preso tutte le pagine del mio manoscritto. Di certo le teneva lì. Raggiungi l'ufficio di Hartman. Come mai non vieni a prendere a calci i nostri vecchi culi raggrinziti, Birch? Tu che sei così forte?
dovrebbe essere da questa parte. Le scritte sui nastri indicavano che erano registrazioni di sedute di Hartman con dei pazienti. Un nastro riportava il nome di Alice. Per un attimo mi mancò il respiro. Senta, signora Wake, può parlarmi dei problemi di Alan? Sta perdendo sempre più il controllo. Mi parli, è sempre arrabbiato, sta iniziando a diventare violento, sta... Violento con lei? No, non con me, no. No, mai. Io a volte vorrei quasi che Alan mi picchiasse, così almeno si arriverebbe ad una discussione da cui non potrebbe sottrarsi. Ma niente... Lui, Alan non dorme molto e il lavoro, non sta scrivendo nulla. Resta lì seduto per ore e si sente sempre più frustrato. E io non riesco a parlargli. Sì, mi dica, signora Wake, che cosa gli direbbe se le desse ascolto? Non lo so. Vorrei dirgli, ti guardo ma non sei tu. Sei solo un estraneo che ti assomiglia, che osserva da dietro i tuoi occhi. Un estraneo che non mi piace. E ora sta andando tutto a monte. Ma non glielo dice mai? No, no. Ci ho provato, ma non mi ascolta. È troppo assorto nei suoi problemi. C'è qualcos'altro che lo preoccupa sempre. Ho tanta paura di perderlo. E non parliamo quasi più ormai. Non mi dice più niente. Mi tiene al buio. Mi sento così sola qui. Anche quando è a casa. Ho bisogno di aiuto perché ormai sono allo stremo. Beh, se lei riesce a portarlo qui, farò assolutamente del mio meglio. Sì, ma dottore, occorre fare attenzione con lui. Sarà difficile convincerlo ad ascoltarla e collaborare. È l'uomo più testardo che conosca. Beh, mi assicurerò di tenerlo a mente. Sentire la sua voce, le sue parole, mi diede felicità, nausea e senso di colpa contemporaneamente. Il peggio fu che riconobbi le parole. La sua telefonata era solo un frammento. Una registrazione. Allora, Alice, cioè Alice è stata qui quindi ricoverata, non penso, come paziente, perché comunque il dottore diceva portamelo qui. Bellissimi questi quadri, molto inquietanti. Pagina. Matt delude Hartman. Hartman non era felice, Mott glielo leggeva in faccia. Abbassò lo sguardo, aveva combinato un guaio e lo sapeva. La vergogna del fallimento era difficile da sopportare. Non si aspettava che Wake chiedesse più tempo, così per dimostrare chi comandasse aveva intimato 2 giorni. Meno di quanto Wake avesse chiesto, ma questo non rientrava nei piani di Hartman. Comunque, non lo so, Alice, cioè o qui mentre parlava era già posseduta, quindi non lo so, raga, non lo so. La foto appesa al muro attirò la mia attenzione. Ritraeva il personale della clinica davanti all'edificio. Conoscevo l'uomo di fianco ad Hartman. Era il rapitore. Hartman si era preso gioco di me. Ah, è vero, questo qui col cappellino. Già. Quindi Hartman è coinvolto in questa storia. Hartman, mi sente? La denuncerò e le farò il culo a pezzi, hai capito? Sul serio, hai idea del guaio in cui... Questo è Barry. Sono famoso. Io ora Barry? Al, era ora! Barry, amico, che bello rivederti. Aspetta, Barry, prendi il caffè. Dobbiamo raggiungere l'ufficio di Hartman. È proprio qui a fianco. Tutto bene? No! La polizia mi ha trovato nella roulotte di Rose. Ma non mi hanno infastidito troppo. È evidente che sono solo una vittima e ho preteso di essere trattato come tale. O li avrei denunciati. Parlando di idioti, quel federale mi ha dato del filo da torcere, ma non sapevo dov'eri. Ma tizio è pazzo, eh? Ma mi ha lasciato andare e poi mi ha chiamato Hartman, quel figlio di puttana, e mi ha detto che eri qui e che sarei dovuto passare a prenderti. Ma quando sono arrivato, 2 scagnozzi mi hanno sbattuto qui. E quel cartonato? L'ho rubato alla tavola calda per vendicarmi di Rose dopo quello che ci ha fatto. Così impara! Oh, sì, davvero un duro castigo. Forza, amico, è ora di muoversi. Però, facciamo la nostra porca figura, su questo cartonato. Dai, Barry, andiamo, scappiamo.
queste sono tutte le pagine che avevo. E anche di più. Alan, la prego. Sta scivolando di nuovo. Stia zitto, un'altra menzogna, le sparo in faccia! Ah, sì, ne è proprio valsa la pena. Sul serio, Wake, andiamo. Cerchiamo di lavorarci insieme. Non hai idea di quello... Hartman, zitto! Barry, esci di qui. Io ti raggiungo fra poco. Trova un'auto. Oh, Al, perché... Vai! Wake, mi ascolti. È un grosso errore. Non capisce? Assieme possiamo creare qualcosa di meraviglioso con la sua abilità e il mio... Allora, il dottor Hartman ci stava usando, visto che ha detto che possiamo creare qualcosa insieme. Mi avrebbe raggiunto in un attimo. Okay, Hartman osserva la caduta di Wake. Hartman seguì la caduta di Alan Wake con il binocolo. Quando lo scrittore piombò in acqua, ordinò a Jack di raggiungerlo con la barca. Il punto era facile da individuare al buio, nonostante le luci della barca. Il Bengala galleggiava sull'acqua ancora acceso. Jack alzò il volume della radio, coprendo lo scoppiettio del motore. La musica era dura e metallica. I fratelli Anderson l'avrebbero apprezzata di certo, ma a Hartman non interessava. Wake era finalmente a tiro. E questo è quando, nell'episodio precedente, siamo caduti giù dal burrone. Devo uscire di lì. La torcia, non c'era la torcia. Ma immagino che di qua non posso passare, vero? No. Dai, Alan, muoviti. E dai. Ok, bloccato. Bloccato. Mi serviva luce per farmi strada tra gli scaffali posseduti. Qua? No, non è vero. Aspetta, forse sopra. Generatore, generatore. Accenditi. Se adesso mi hanno liberato un po' la via. Di qua. Bengala. Sì, però... Aspetta. Io senza torcia non posso fare niente. Ah, però aspetta, c'è il bengala. Quindi... Ok. Pagina. La missione di Hartman. Hartman sapeva di non essere un creativo. Non rientrava fra le sue ambizioni e sicuramente non voleva finire come tutti gli artisti con cui aveva lavorato. Ferito in modi difficili da descrivere, o peggio. A lui interessava mantenere il controllo creativo e dirigere, essere un produttore. Tra l'altro, era ciò di cui molte di queste persone avevano bisogno. Naturalmente i soggetti adatti erano molto rari. Thank you.
Dai che mi serve una torcia. Beh, perché non me la apri questa? Chiuso. Che cazzo. Ah, ok, mi ha aperto la porta, però no, no, calma, calma. Vediamo se... cioè, teoricamente qua dentro dovrei essere al sicuro. Ok. Vediamocela a gambe. Qua è chiuso. Di qua. Chiuso. Cazzo. Via, via, via. Barry, vedi che non me lo sto immaginando? Ha trovato la macchina, ma il cancello è chiuso. Devi attraversare il labirinto di siepi. Barry, non ho una torcia. Tieni, Al! Oddio! Non posso scavalcarlo. Allora, guarda che sarà da gab. Minchia! Eh sì, Barry, ho capito che ci dobbiamo andare da qui. Però io devo pure attraversare il labirinto. E io con i labirinti ho una pessima senso di orientamento. Cioè, ragazzi, allora voi dovete sapere che io mi perdo persino nei parcheggi del centro commerciale, quindi immaginate dentro un labirinto quanto mi possa perdere. No, non ci pensare neanche. Chiuso. Che cavolo. Vado, non lo so, raga. Io provo ad andare di qua, vediamo. È un vicolo cieco, ok, quindi da qua. Manoscritto. Wake vede il palco degli Old Gods. Osservai gli oggetti vichinghi sparsi intorno a un improbabile pezzo centrale. Un palco vero e proprio, dotato di un imponente impianto audio con tanto di decorazioni, drago compreso. Bisognava essere decisamente pazzi per costruire una cosa simile in mezzo a nulla. Tuttavia, quando un'esplosione assordante lacerò l'aria ed esplose la musica, sembrava tutto stranamente naturale. Vabbè, qua si riferisce ai due vecchietti che ascoltavano heavy metal. Tranquillo, Barry, sono armato e pericoloso. Andiamo di qua. Chiuso da questa parte. Il bello non si bara. Che fai, scavalchi? No, ho sbagliato. Scavalchi la siepe, scavalchi. Hartman e il blackout. Hartman si affrettò lungo il corridoio. Gli era dispiaciuto lasciare Wake proprio nel momento in cui era più sensibile alla terapia, ma quello non era un temporale normale. Wake aveva scritto e aveva risvegliato qualcosa in fondo al lago, qualcosa che stava venendo da lui.
Ovviamente Hartman era pronto a questo. Quegli idioti dei fratelli avrebbero distratto Wake mentre Hartman ricontrollava tutto, per sicurezza. Noi siamo venuti di qua, quindi dovremmo andare da questa parte. Sì, siamo usciti. Allora, aspetta, aspetta, fammi vedere qua che c'è. Niente, ok. Ah, che bella la tranquillità della luce. Barry, li vedi? Barry, sono qui, Barry. Questo è il boss. Che cazzo, pure i piccioni. Se non ci fossero questi dannati corbacci. Qui che c'è? Qualcosa qua dietro? No. Quindi possiamo andare. Aspettate, mi sto perdendo. Noi siamo, abbiamo fatto il giro di qua. Di qua, ah sì, è giusto, è giusto. Che cazzo. Oh, fucilazzo. Munizioni. Rimettiamoci però il revolver. E pagina. Mott al comando. Mott sapeva che Wake era più sveglio di lui. Aveva più soldi, una bella moglie, tutto. E Hartman sosteneva che Wake fosse importante. Questo lo rendeva migliore di Mott. Ma ora comandava lui. Pensava che Wake sarebbe caduto in ginocchio, invece sembrava pronto a combattere. Mott sapeva di averlo infastidito. Se fosse riuscito a rapire sua moglie, il pensiero gli diede i brividi. Qui credo non ci sia nient'altro. Merda, merda, ma non è vero, ma io l'ho premuto il tasto per schivare.
Ma vedi sti infami che si nascondono tra le siepi. Barry attaccato da un posseduto. Barry era felice di essere sopravvissuto alla caduta. Era stato separato da Al e arrampicarsi fino in cima non sembrava facile. Si disse che quella notte sarebbe andato tutto bene nell'oscurità della foresta. Doveva solo aspettare che Al trovasse il modo di scendere. Poi Barry sentì dei passi pesanti. Si voltò e vide un movimento. Un'ombra dalle sembianze umane balzò verso di lui dai cespugli brandendo un'ascia. Urlò e alzò la mano. Si scatenò l'inferno. Cioè, ho capito, io ecco perché dico, secondo me c'è qualcosa, non ce lo stiamo immaginando, visto che Barry comunque le ha viste queste cose. Buono. Ok. Mia, che mira. Bravo Wake, bravo. Allora di qua. Ah, lì c'è una cassa. Lanciarazzi, ok. Però ci rimettiamo questa. Attraverso il giardino, da che parte? Di qua, dalle scale. Giusto? Sì, perché noi siamo venuti di là. Ok, da qua, da qua. Buono, guarda quante munizioni. Di là vedo una pagina e noi si prosegue da qua, quindi andiamo a prenderci la pagina. Wake sedato da Hartman. L'abbiamo completato, ottimo. Hartman guardò il volto di Wake distendersi. Era senza dubbio un soggetto ostinato, sebbene fosse a letto gli aveva quasi rotto il naso un'altra volta, ma con un po' di tempo poteva fiaccarlo, guidarlo a suo piacimento. Wake era il soggetto più promettente di sempre. Dopo Tom, a dire il vero. Sogni d'oro, Alan, sussurrò Hartman con un sorriso. Lasci che mi occupi di lei. Inspirò forte con il naso dolorante e inghiottì sangue, quasi senza sentirne il sapore. Bene, signori. Stiamo per uscire da questa maledetta clinica. Arrivo, Barry, arrivo! Scalda il motore, che ce ne andiamo veloci. Andiamo via da qui. Puoi aprire il cancello? Forse. Barry. L'ho chiuso quando sono arrivati i cattivi. E la chiave non gira molto bene nella serratura, quindi... La troverò, non preoccuparti. Dai, Barry, però, mamma mia, guarda... Vai in fretta, Barry! Vabbè. Ci sto lavorando! Oh.
minchia. Vabbè. D'accordo, vai, raga, fretta, ripartiamo Perry. Da ci qui e cerchiamo di non morire. Fuori uno. Ma dai. Dai, Barry, apri quella cazzo di porta. No, 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 merda. Oh, è andato, è andato. Mamma mia. Voi non avete idea di quante volte ci siamo. Vai, Barry, ha tutto gas col cartonato. Che ora vediamo il cartello. State lasciando Bright Falls. Arrivederci a presto. Stiamo andando alla fattoria degli Enders. Sapevo che avresti detto una cosa del genere. Sai una cosa? Sei in debito con me. Quando tutto sarà finito, se ce la faremo, non importa cosa dirà la gente, ho chiuso con l'oscurità. Mi regalerei un lettino abbronzante e io ci vivrò sopra. Barry, top personaggio comunque. Grandissimo. Per me sei proprio andato. Sei di gran lunga il Ma più pazzo. Forse è inevitabile quando hai a che fare con follie assurde come questa. Aiuta. È tutto vero, Barry. Alice non hanno mai avuto Alice. È intrappolata nelle tenebre in fondo al lago, ma non è morta. Al, come fai a sapere? Lo so, Barry, posso... Io... No, ascolta, posso portarla indietro, posso trovarla. C'è qualcosa di speciale in questo posto. Il lago fa qualcosa alle opere d'arte create qui. Le fa diventare reali. Ma c'è un problema. La presenza oscura, qualunque cosa sia, le piega alla propria volontà. È lei l'artefice di tutto questo. Sta usando il mio manoscritto per prendersi tutto. Al, ci credo. È successo a Thomas Zane prima. È successo agli Anderson. Ci credo. Pazzo, no, non stai delirando. Qui succedono cose strane, questo è certo. Sto con te, amico, dalla tua parte. Gli Anderson lo sapevano, ma erano troppo imbottiti di robaccia per spiegarmelo bene. Ma l'hanno scritto. C'è un messaggio nella loro fattoria, Barry. Dobbiamo solo trovarlo. Attento!
Ok, punto di controllo raggiunto. Avevo perso la pistola nell'incidente e Barry era svanito nel nulla. D'accordo ragazzi, allora io direi di salutarci qui per questo episodio. Voi come sempre mi raccomando spolliciate, mettete like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Purtroppo chi guarda i miei video a quanto pare sono più quelli che non sono iscritti che altro, quindi cioè come vedete qui da questo grafico sono più quelli non iscritti che quelli iscritti. Comunque detto questo ragazzi io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e noi ci rivediamo sempre qui su YouTube nel prossimo episodio. Un saluto da Mizaragaret, ciao, adio.